Cari amiche e cari amici, ricorderete nel video precedente parlavo di questo esercizio che facevano nelle scuole i filosofi antichi, del vedere le cose dalla prospettiva del tutto, quindi di immaginare ad esempio di stare su una stella e guardare il proprio problema dall'alto. E un problema che può sembrare anche assillante, un problema magari ossessivo che ci torna in continuazione in mente, che sembra un problema gigantesco. Visto da quella prospettiva si dissolve, perché da quella prospettiva un problema che ci appare enorme può sembrarci piccolissimo, può dissolversi, dunque può divenire irrilevante. Il cambio di prospettiva, il vedere le cose dall'alto. Vi dicevo che nel video precedente, peccato che non ho sotto mano questo brano, no? E adesso l'ho trovato, lo scritto di Seneca, e ve lo leggo. Allora, l'anima raggiunge il bene pieno e perfetto della condizione umana quando, calpestando ogni male, si volge verso l'alto. Penetra nel seno più profondo della natura. Allora, mentre vaga in mezzo agli astri, gioisce nel deridere i pavimenti dei ricchi e tutta la terra con il suo oro. Guardando il mondo dall'alto in basso, le sue regioni vaste e desolate, e le terre bruciate o ghiacciate, ebbene tutto da quel punto di vista appare diverso e si pensa, tutto qui, quelle terre che vengono divise col ferro e col fuoco tra tanti popoli, oh come sono ridicoli i confini posti dagli uomini, l'Asia, l'Europa, gli angoli dell'universo, il mare intero è una goccia nell'universo. Tutto il tempo presente non è altro che un attimo di eternità. Tutto ciò che è piccolo e mutevole svanisce in un baleno. Meraviglioso. Meraviglioso perché è lo stesso discorso dell'impermanenza delle cose di cui parla Buddha. Tutto è impermanente, tutto è cangiante. E l'attività creativa del cosmos, che è un'attività di trasformazione continua, per cui in questa trasformazione continua non vale la pena di aggrapparsi ad alcuna cosa. L'esercizio dunque spirituale di questo sguardo dall'alto non si limita a revisionare le abitudini e le proprie scale di valori, ma questo esercizio è finalizzato proprio a prendere coscienza sia del mondo vista da una prospettiva non egoica, sia della nostra relazione con il mondo. E ci colloca dunque in una prospettiva diversa dalla visione egoica, dove la persona sente di essere lui che agisce. E con una propria interiorità e tutto il mondo, tutto l'universo è esterno a lui. Con questo esercizio la persona si sente partecipe dell'universo e dunque si colloca meglio nella giusta prospettiva rispetto all'armonia dell'universo. E c'è questa presa di coscienza dell'io, che non è qualcosa di distinto dal resto del mondo e dell'universo. Ma l'io è posto in relazione di complementarità con l'intero universo e entra a far parte di questo divenire cosmico, c'è una presa di coscienza dell'impermanenza delle cose e nel momento in cui questo piccolo io, questo ego, si espande, abbraccia un'altra prospettiva e si innalza al di sopra della sua dimensione limitata, del suo punto di vista molto parziale, umano troppo umano, no? Direbbe Nietzsche. Ecco che si arriva a una prospettiva universale e
e cosmica. E qui non c'è però una dissoluzione dell'io nel tutto, nella dimensione delle antiche scuole, ma c'è un sentirsi parte della persona dell'universo, ossia la persona si sente parte dell'universo, e questo lo porta, siccome appunto non si dissolve ma si sente parte, resta vivo il suo senso di appartenenza. Per esempio, nell'antica Grecia erano orgogliosi, ad esempio gli ateniesi di essere ateniesi, gli stessi romani erano orgogliosi di essere romani, avevano questo profondo senso di appartenenza, profondo senso di identità. Però questo tipo di atteggiamento del filosofo portava a vivere questa appartenenza non come qualcosa di limitante, ma come parte di un ciclo più vasto, dell'ordine cosmico, trasformando quella razionalità nella parte più sublime del logos, nell'armonia cosmica, e in base a quella armonia del tutto c'era una presa di coscienza della vera responsabilità etica dell'uomo e del corretto agire in armonia appunto con il tutto. Ed è molto bello questa riflessione anche del brano di Seneca, quando a un certo punto si pensa, vedi, la piccolezza, dice, ma tutto, ma come? Pensa, è evidente che si riferisce alle guerre, no? Dice, ma come, i confini degli uomini, come sono ridicoli, no? Tanto sangue sparso, ma perché cosa? Per spostare una linea di confine, magari di pochi chilometri, dice, ma quanto è ridicolo tutto questo, visto da un'altra prospettiva, no? E questo cambia anche la prospettiva individuale, cioè cambia l'illusione di avere una posizione privilegiata nell'ambito dell'universo, eh? E questo è quello che poi invece rintrodurrà la mentalità del cristianesimo, eh? Il modo che i primi cristiani avevano di interpretare un po' la realtà, il mondo, il cosmo e sentirsi un po' al centro dell'universo, no? No, in questa prospettiva la Terra viene vista veramente come un granellino, eh? Un granellino avvolta in questa sorta di buio cosmico, quindi che è parte di questa dimensione abissale, di questa dimensione non misurabile, incommensurabile. E attenzione, perché da questi insegnamenti, questo è il bello della filosofia, per questo dicevo nel primo video che purtroppo l'insegnamento che si dà a scuola della filosofia è un insegnamento che ce la fa vedere come una disciplina semplicemente teorica, staccata dalla pratica di vita, no? Invece noi possiamo imparare ancora da questi grandi personaggi che fanno la tradizione, Seneca è la tradizione, e Cicerone è la tradizione, e Seneca è la tradizione come Buddha è la tradizione. Sono Plotino, sono elementi tradizionali che prendono corpo nei saggi, nelle varie epoche, si incarnano nella storia. E possiamo imparare, perché questi contenuti archetipici ci sono, mentre negli esempi necessariamente sono filtrati dall'esperienza umana, che l'uomo, il saggio, il filosofo, vive in un contesto culturale, parla una determinata lingua, e dunque gli esempi che fa sono tratti dalla sua cultura, dal suo vissuto quotidiano. Però i contenuti che ci trasmettono questi grandi saggi superano le barriere temporali e per questo sono ancora attuali anche ai nostri giorni. Pensiamo alla crisi che stiamo attraversando, che sta attraversando l'intero mondo, ma in particolare l'Occidente, eh? Non è che è scritta nell'ordine delle cose questa crisi, non è che è qualcosa di inevitabile. Dipende dai nostri modelli sociali, dipende dalle nostre scelte politiche. E la situazione è molto grave, guardate, è molto più grave di quella che ce la stanno prospettando in realtà, perché loro parlano solo di interesse economico, vedono tutto esclusivamente questa gente, questi farabutti, seguendo ormai una logica ebraica diffusa in tutto il mondo, vedono tutti in termini di economia, eh? Però no, non è così.
Noi, soprattutto nella meditazione profonda, noi che attuiamo il Dharma in questo cammino, dobbiamo avere una visione più ampia. Ecco, l'economia vista veramente dalla prospettiva delle stelle va ridimensionata, perché non è tutto l'economia. La persona che si ammazza perché non riesce a pagare le tasse fa male, perché il valore della vita deve venire prima delle tasse. Noi ce lo dobbiamo avere ben chiaro queste cose. Non possiamo essere vittime di questi materialisti, di questi economisti, delle agenzie di rating che stanno lì a decidere della nostra vita. Noi della nostra vita dobbiamo decidere noi, non le agenzie di rating. E allora ecco la potenza di questi grandi insegnamenti del passato. Affrontiamo la crisi e andiamo a vedere che ci dice Seneca, che ci dice Cicerone, che ci dice Plotino di questa crisi che stiamo attraversando, Platone, che riferimenti ci dà? E ci danno dei riferimenti, perché sono dei riferimenti che superano le barriere spazio-temporali, fanno parte della saggezza umana. Allora da questi filosofi possiamo imparare innanzitutto quello che stavo dicendo, che l'economia è marginale, rapportata a quell'esperienza, alla nostra esperienza adesso, quella saggezza alla condizione che stiamo vivendo. L'esperienza economica va ridimensionata, vanno riproposti i valori umani e va visto esattamente tutto come da una stella. Allora ci renderemo conto che dobbiamo cambiare rotta, che stiamo saccheggiando il pianeta Terra, lo stiamo distruggendo. Non si tratta di essere più ricchi o meno ricchi o di trasferire le industrie. Anche questo è ovvio, è importante, bisogna cercare di impedire che questi bruti, questo abbrutimento capitalista che sta eliminando tutti i diritti conquistati con tanta fatica dai nostri padri e questi stanno dando un calcio e dando per scontato che le persone che lavorano non debbano avere diritti e a volte debbano anche lavorare gratis per loro. Questo certo che va impedito, anche in maniera decisiva. Come sapete io non sono un non violento. Questo non vuol dire che io sono violento, attenzione, sentirsi non violenti non vuol dire che necessariamente devi essere violento, no, questo no, ma che in alcuni casi puoi vedere un giusto utilizzo della violenza. Però, al di là di questo, la situazione che stiamo attraversando è una degenerazione di massa. È una patologia legata a un'assenza progressiva di valori, è un nichilismo, eh? È il deserto che avanza, direbbe Nietzsche. E questo spaventarci della classe politica, questo terrorizzarci continuamente, perché la paura fa parte del loro gioco, incutere paure, non solo dal punto di vista economico, minacciando il default e così via, ma anche le paure che ci mettono. Pensate semplicemente ai vaccini. Quest'anno non c'è stato questo fatto, se ne inventavano ogni anno una di malattia possibile per vendere i vaccini. Finché l'ultima volta è andata male, sono rimasti i vaccini invenduti e non è un caso che gli ultimi 2 anni non hanno riproposto questo tipo di terrore per vendere i vaccini, perché la gente ha aperto gli occhi e la cosa non ha funzionato. Allora noi dobbiamo aprire gli occhi. Gli antichi filosofi ci indicano la luna, ci danno una strada per aprire gli occhi. Ci dicono, Seneca ci dice, prendi coscienza. Allora un Seneca riportato ai nostri giorni, Seneca ci dice, guarda che le risorse naturali stanno finendo. Non limitarti al tuo piccolo orticello che pensi solo ai fatti tuoi, al tuo benessere, come i camorristi che vivono in zone stupende, in provincia di Napoli, zone bellissime, e vanno a prendere magari gli scarti delle industrie del nord, li portano, li sotterrano le loro terre, inquinando le falde acquifere, danneggiando la loro gente, i loro parenti, pur di pensare al loro sporco e lurido interesse individuale. E allora Seneca ci dice: non ragionare così, guarda le cose dalle stelle come sono, guarda il problema in senso complessivo. Allora ti renderai conto, caro uomo, caro amico, e fratello che vivi nel 2013, ti renderai conto che le risorse naturali stanno finendo, perché, caro amico del 2013, state consumando tutte le risorse della terra in modo dissennato e tra l'altro disuguale.
entrando in una logica di ingiustizia incredibile. E allora ecco Seneca, Marco Aurelio che ci dicono quanto sono ridicoli i confini della terra visti dalla stella. E allora che ci stanno dicendo? Ci stanno dicendo che ancora oggi, nonostante perché c'erano degli autori che dicevano sì, ma il concetto di cosmos è cambiato rispetto all'antichità, quindi quei discorsi degli antichi sono un po' datati, non hanno senso, non ha capito niente, perché il discorso si può riproporre in questi termini invece. E da che punto di vista? Proprio realmente dal punto di vista di una coscienza cosmica, inteso come coscienza cosmica, di una coscienza che abbracci tutto, che abbracci tutto, e di una coscienza cosmica che possa ancora darci le direttive per una vera politica, non per questa politica brutente e questa non politica che questi farabutti che ci governano stanno proponendo. E prenderci cura di noi stessi, noi che meditiamo. Buddha significa risvegliato, non significa rimbambito. Risvegliato. A una persona esterna, a una persona che sta immobile per un'ora con occhi chiusi, può sembrare che si stia isolando dal resto del mondo. No, si sta rendendo più attivo, sta risvegliando i suoi sensi, sta diventando più consapevole per agire meglio nella realtà. E allora, in questo tipo di visione, noi prendiamo cura di noi stessi certo per poter star meglio, questo sicuramente. Ma per poter trasmettere questo agli altri, l'unico modo di migliorare realmente il mondo che ci circonda. Mia nonna diceva con le molliche, Marco Cosimo, ricorda che con le molliche si fanno le pagnotte. E allora non bisogna entrare nella logica di dire, vabbè, ma io che tanto non conto nulla rispetto ai miliardi di persone che ci stanno. No, bisogna entrare nell'ottica che questi discorsi che ci impongono con la paura a coloro che vogliono avere la proprietà delle nostre vite e decidere perfino delle nostre vite, noi dobbiamo opporci a questo con tutte le forze, ribellarci, meditare, essere consapevoli, vincere la paura della morte, vincere ogni tipo di paura che questi farabutti vogliono inculcarci e reagire decisamente anche contro queste persone se c'è da andargli contro, perché dobbiamo vedere tutto dall'ottica del tutto e curare noi stessi non è nella loro logica individuale, mi faccio i cacchi miei, sto bene io, medito e mi costruisco un'isola per conto mio. No, per questo c'è il Sangha, la condivisione. Per questo io dico sempre: la meditazione, amici, attenzione, no, non la fate in solitudine, la meditazione è condivisione. E il senso vero della meditazione va sperimentato nella condivisione con gli altri. La condivisione con gli altri, quello è il parametro. Il parametro non sei tu e il tuo benessere interiore nella meditazione, il parametro è la tua relazione con il prossimo. È lì che devi lavorare, è quello che devi rendere armonico. E allora ecco che con le molliche si fanno le pagnotte, Marco Cosimo, eh? Perché se noi curiamo le nostre ferite, le nostre sofferenze in modo autentico, non attraverso la visione egoica, e come ci dicono questi grandi saggi antichi, noi vediamo i nostri problemi da una stella, allora questo nostro modo di vedere le cose, questo nostro modo di superare la paura e di vincere la morte, si ripercuoterà nel mondo intorno a noi e ci sarà una trasformazione anche del mondo intorno a noi, perché non è vero che noi siamo isolati dal resto del mondo, noi siamo partecipi di questa grande armonia e dobbiamo entrare in questa logica, ma questa logica purtroppo non può essere solo pensata concettualmente, va percepita, questo deve servire il cammino di meditazione, a sentirsi parte del cosmo, di questa grande realtà e creare armonia intorno a noi e rendere il nostro granellino di armonia e renderci conto che questo apparente granellino di armonia in realtà, inserito nel tutto cosmico, dal punto di vista individuale è un granellino, dal punto di vista totale in realtà, di espansione, non è un granellino, è partecipe dell'intero cosmo, quindi noi cambiando noi stessi, cambiamo l'intero cosmo, io spero di riuscire a spiegarmi, amici, perché ci tengo molto, soprattutto ai giovani, tengo moltissimo a comunicare questo tipo di messaggio. Archimede, sapete la leva di Archimede, no? Noi possiamo trovare un punto sollevando noi stessi trasformiamo il mondo. Ma il punto di partenza non deve essere confuso con l'orizzonte, però, con cui ci muoviamo.
La presa di coscienza, il mettersi lì a meditare, è il punto di partenza. La stessa meditazione è il punto di partenza, non è la meta. E allora bisogna entrare nella prospettiva giusta, di grande espansione, di grande compassione. E l'esperienza della filosofia antica ci dà questi strumenti. Innanzitutto di autodeterminazione. Autodeterminazione vuol dire di fare delle scelte proprie, quello che Jung chiama il processo di individuazione, no? Riuscire a fare delle scelte proprie anche contro una mentalità comune, una mentalità, un modo di sentire legata a forme di materialismo, di individualismo esasperate come quelle che propone questo schifo di capitalismo che continuano ad imporci, eh? E ecco la filosofia antica che ci viene in soccorso e ci dice: diventa consapevole, prendi forza in te stesso, sentiti parte del tutto, sei fortissimo perché tu non sei una bricioletta in realtà. E allora guarda la cosa dalla prospettiva cosmica, sì, per vedere che tu sei un infinito granellino eppure la Terra è un infinito granellino, ma c'è un passo successivo. Il superamento che ci dà questa umiltà di sentirci di sentire l'intera terra dove viviamo come un puntino di polvere immenso, un grande universo. Cioè, il passo successivo che è quello di superare questa dimensione e sentirsi partecipe di questa enormità, di questo Dharma, di questo infinito cosmos. E noi siamo questo, non siamo distinti da questo. E allora dobbiamo trarre forza da questo, eh? E Gandhi, il grande Mahatma, ci dà anche un'indicazione, no? Ci diceva, devi essere il cambiamento che vuoi vedere realizzato nel mondo. Guardate, questo è forte, rifletteteci su questa frase, amici. Devi essere il cambiamento che vuoi vedere realizzato nel mondo, quel cambiamento lo devi essere tu. Non sta, diceva Gandhi, ci dovete riflettere sopra, ci dovete pensare. No, Gandhi ci sta dicendo, devi esserlo. Devi immergerti, devi far parte di questo processo, sentirti immerso immerso in questo processo e danzare con questo processo. E allora basta con queste paure che stanno inculcando. Questa è una crisi pazzesca. E loro continuano a parlare di crisi economica per non affrontare il reale problema, che è una crisi di valori, ma perché non la vogliono affrontare? Che il reale problema che sta alla radice, perché risolvendo, attenzione, il problema economico, non si risolverebbe in ogni caso il problema della crisi di valori, il problema della crisi di valori. Perché anche se qui in Occidente, attraverso atti di forza, guerre, riusciremo nuovamente a rientrare nella logica consumistica degli anni, ad esempio, che va dagli anni 60 agli anni 80 in Italia, nel caso italiano, anche se riprendessimo quell'andazzo, quel tipo di logica capitalistica legata a un benessere di poche persone, rende miserabili il resto del mondo e questo non va bene, questo non va bene, è questa la logica da scardinare. Ma ci vuole una nuova coscienza. Una nuova coscienza, di sentirci veramente tutti partecipi di una grande comunità che abita il pianeta Terra, con poche risorse da distribuire in maniera uguale, in maniera equanime. E di fronte a questa vertigine, di questa crisi in cui siamo immersi, che attanaglia ciascuna persona, soprattutto i giovani a cui hanno strappato il futuro, ogni speranza, dobbiamo guardare verso la Luna. E allora ecco Seneca, ecco Platone, ecco Socrate, Parmenide, questi giovani, questi sono i riferimenti, questi sono i riferimenti. Non può essere un Gianni Letta, un Berlusconi, una schifezza del genere, non possono essere questi i riferimenti, amici. No, 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 non è quella la politica vera è armonizzarsi col cosmos. È recuperare il discorso delle corrispondenze e agire in sintonia con l'universo. Non sono discorsi astratti, perché sono discorsi che vanno applicati, quindi vedere la terra, le risorse, in altro modo, in un modo nuovo, dove distribuire risorse
e rendersi conto che facciamo parte di un ecosistema e tutelare l'ecosistema, tutelare noi stessi, non per badare solo al nostro schifoso e piccolo benessere individuale, come è la logica dei capitalisti, ma estendere questo a tutta la comunità che abita il pianeta. E allora ecco cambiare la nostra vita, cambiare la nostra vita, significa divenire sempre più consapevoli. Consapevoli di che? Di noi stessi. E che vuol dire essere consapevoli di noi stessi? Questo è un punto importante perché è legato col discorso della compassione, come patire, sentire insieme agli altri. Divenire consapevoli di se stessi significa essere cosciente del legame di destino che ci vincola gli uni agli altri. Ed è questo il compito della filosofia, ed è questo il grande insegnamento che ci lasciano in eredità questi grandi maestri, questi grandi maestri. E allora recuperiamo veramente il senso. Ritroviamo insieme, amici, attraverso la meditazione, guardarsi dentro quella che è la stella d'Oriente, la stella del Nord, che è sempre indicato la direzione ai viaggiatori. Recuperiamo la stella del Nord in noi e smettiamola di guardare al dito. Dobbiamo essere, attraverso la potenza e la forza e l'espansione della coscienza che traiamo dalla linfa vitale della meditazione, dobbiamo espandere la nostra coscienza, diventare più consapevoli, e smetterla di vedere il dito ed alzare il nostro sguardo per vedere questa bella luna. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.